Ciao ragazzi, 40.000, vi porto in montagna con me oggi. Speriamo che non piova troppo. La nebbia in basso. Vedete là, la nebbia schiacciata giù in valle. Qua invece è un pochino più bello. Ragazzi, oggi, come vedete, alle mie spalle, spero che si veda, c'è un leggero foliage. Sembra di essere nel New England, nel British Columbia, nel Maine, che vanno a fare i viaggi a vedere il foliage, guardate. Allora ragazzi, dico qualcosa. 40.000 iscritti. Tanto vi ringrazio tutti. Se penso che sono partito qualche anno fa, così a caso, dal niente, senza nessun mezzo. Io non uso praticamente nessun mezzo tecnologico col mio canale. Pensate che non ho nemmeno la connessione internet in casa, uso solo il telefono, faccio hotspot. Allora, 40.000, festeggiamo. Guardate, festeggiamo e vi porto in montagna con me, sui miei monti. Ho già raccontato la storia dell'armadio in camera mia di mio fratello. L'armadio dove c'era dentro la chitarra e l'attrezzatura d'alpinismo di mio padre. Lì dentro si è rivelato esserci poi tutta la mia vita. Tutto quello che so, ragazzi, io l'ho imparato in montagna. Ho imparato la solitudine, il valore della solitudine, lo stare in silenzio. Sapersi arrangiare, il far fatica in salita, concentrarsi sui passi invece che sulla meta. Per questo oggi vi parlo un po', non quindi dentro l'armadio ho due cose, montagna e chitarra. Della chitarra sapete già abbastanza. Oggi vi parlo un po' della montagna, di che cos'è la montagna per me. Sempre più gente con questa cosa qua, tutto sto bordello che è successo, va in montagna a camminare. Si vestono coperti di plastica, vanno dal Decathlon, si coprono di plastica e vanno a camminare sui monti. Guardate cosa succede poi. Succedeva anche prima, ma adesso ancora di più, perché più gente c'è, più impatto c'è sulla montagna, sulla natura. Guardate, questi sono i bastardi, guardate. Una bottiglia di plastica, ci hanno messo due pietre sopra. Allora, io ora questa la tolgo, logicamente, che non è che passo, sto zitto. Io dico una cosa, ragazzi, se becco qualcuno che butta una bottiglia di plastica sulle mie montagne, sappiate, vi avviso, vi stacco una mano, ve lo dico. Amanita muscaria. Sentite il rumore delle foglie che cadono. Ora facciamo un salto in cima e poi scendiamo giù in un rifugio. Ci accendiamo un po' di stufa e ci mangiamo qualcosa.
Nebbia bassa. Un bel 360 vi faccio. Le piante, ragazzi. Le piante, guardate. Solo le piante possono salvarci. Ora, siccome il video si intitola Questo sono io, guardate, vi bacio un bel faggio e vi dico alcune cose. Tanto se fossimo in montagna assieme di questi argomenti poi se ne parla. Quindi io non ho. Foto di. Sentite com'è massiccio proprio. È vivo, ragazzi. Questo qui è un essere vivente. Allora, siccome si parla spesso ultimamente di argomenti che mi stanno a cuore, cioè il clima, la natura, si svolge il G20. L'avete visto? Il problema è che questa gente qua parla di clima, ma non sono credibili. Non hanno nessuna credibilità. Quindi ve lo dico io com'è la questione, dal mio punto di vista, ma come vedete, guardatemi, prendetemi e mettetemi. Metteteci, anzi, metteteci a me e lui, andiamo io e lui, al G20 in mezzo ai grandi 20 e vediamo chi è più credibile fra noi e loro, e Joe Biden. Mi viene da ridere. Il cambiamento climatico, ragazzi, io lo so benissimo che cos'è, perché ho passato gran parte della mia vita su per i monti, all'aria aperta. Quindi questi posti qua, guardate, sono molto sensibili e fragili. Qui ogni minimo cambiamento si nota subito. Se conoscete la natura e se avete vissuto dentro di essa, se no non vi accorgete di niente, cioè vivete in degli alveari, vivete con 25 gradi d'inverno con i caloriferi, cosa volete accorgervi del cambiamento climatico? Lo sapete perché ve lo dicono. Invece io lo vedo. L'inverno del 99, del 1999, io lo passai da solo qua nella mia casa, qui su un paesino, in un paesino qua sull'Appennino Ligure, a 800 metri. Bene, quell'inverno lì venne 1 metro di neve. A metà gennaio venne la grande nevicata, 1 metro di neve, e perdurò al suolo per tutto l'inverno, giù in paese, eh? Quindi 800 metri, durò la neve fino a fine marzo, primi d'aprile addirittura sui versanti in ombra. Quindi la neve durava, veniva una nevicata da 1 metro e durava. Sono almeno una decina d'anni, quindicina d'anni che ormai la neve viene, quindi la gente dice: che freddo! Ma quale cambiamento climatico? Guarda quanta neve che è venuta! No, non sapete niente. La neve viene, sì, perché le nevicate vengono, anche abbondanti, ma non durano. Non durano, ragazzi, non durano. Quello che manca è l'inverno. Io il cambiamento climatico lo vedo specialmente nell'inverno, più che l'estate. L'estate è sempre stata calda, sono più calde le estati senza dubbio, però d'estate soffre meno la natura, soffre meno. È l'inverno che manca, la natura soffre, sta soffrendo di più d'inverno, sta sparendo l'inverno. Quando ero su 20 anni fa facevano meno 16, meno 17, meno 12, era normale, meno 11. Adesso negli stessi luoghi fa meno 3, meno 2, meno 4, sembra già che sia freddo. Quindi l'inverno è sparito. Potete dire quello che volete, freddo è freddo, non è freddo, non siete abituati. Se state all'aria aperta tanto e camminate su per i monti, vivete la montagna, capite che non è più freddo. Ok? Quindi vi parlano di green economy. Come vedete, a fianco alla parola green c'è la parola economy. Mi sembra palese che è una nuova forma di capitalismo e di produzione. Si stanno affacciando nuovi capitalismi, ma questo è uno, quello della green economy. Cioè, in pratica devono far soldi, nel senso che le stesse industrie che fino a ieri inquinavano e hanno inquinato il mondo, no?
e vi hanno imposto un certo modello di vita, perché poi è così, perché non è che potete scegliere, ragazzi, non scegliete niente, cioè andate a fare la spesa, vi vendono più plastica che roba da mangiare, e lì c'è poco da fare. Cioè, non è che puoi picchiarti con un commesso. Sto scherzando, ovviamente, però è così. E quindi le stesse grandi industrie, i grandi produttori, i grandi capitalisti, ora convertono, no? Fino ad oggi hanno inquinato, hanno prodotto il diesel. Prendiamo ad esempio la Volkswagen, no? E ora dicono che invece bisognerà convertire tutto all'elettrico per salvare il mondo, costruendo poi dei SUV elettrici da 2800 kg. Con 600 cavalli, 4 motori elettrici, pensando che quello sia ecologico. Non è ecologico, ragazzi. Io mi sento insultato nella mia intelligenza, mi dispiace. Capite che potenza, grandezza, potenza non va d'accordo con il basso consumo, capito? Bisogna consumare meno energia, c'è poco da fare. È inutile che ce lo stiamo a menare. È inutile che ce la stiamo a menare, almeno per adesso. Cioè, non è che abbiamo tanti mezzi, anche perché poi l'energia elettrica bisogna produrla da qualche cosa, ragazzi. Quindi consumiamo troppo, c'è poco da fare. Quindi vi consiglio di leggervi i libri di Stefano Mancuso, invece di vedere la televisione, il telegiornale e sentire quello che vi dicono i grandi venti, che ripeto non sono credibili, compratevi i libri di Stefano Mancuso, il botanico, che vi spiega un po' di cose sulle piante e sugli alberi. Le piante, ragazzi, sono esseri viventi. Sono diversi da noi perché la differenza sostanziale è che la pianta è un essere vivente che non può spostarsi, non può scappare. Ok? Quindi deve adattarsi al fatto di rimanere ferma, cioè nasci in un punto e restare lì tutta la vita. Di conseguenza, la pianta non ha una struttura gerarchica come quella dell'essere umano. Gerarchica intendo, l'essere umano è fatto in un modo in cui ci sono alcuni organi più importanti di altri e alcuni centri più importanti di altri, il cuore, il cervello, per esempio, e tutto il resto ha piramide. Quindi se vi smette di funzionare una parte, morite. Okay, questa è la struttura gerarchica e verticistica dell'essere umano, che si riflette poi anche nella società. La nostra è una società gerarchica perché noi siamo fatti gerarchici. Okay? Cervello, cuore e polmoni sono più importanti di altri organi. La pianta no. La pianta distribuisce il suo vivere su tutta la pianta. Vedete che l'albero non ha un cervello o un organo particolare, è distribuito su tutta la pianta uguale. Capite la differenza? E deve stare fermo. Deve stare fermo. Le piante, i boschi sotto hanno un reticolo che collega tutte le radici degli alberi. Li vedete questi alberi? Sono tutti collegati sotto fra di loro. Immaginatevi una grande rete internet, fatevi conto, che collega tutti gli alberi sotto. Quello è il micelio, cioè i funghi sono. Voi quello che vedete dei funghi è il frutto, quello che esce fuori, ma sotto c'è un reticolo che si chiama micelio, che parte dalla punta delle radici degli alberi e avviene uno scambio di componenti, di glucosio, eccetera, tra fungo e albero. E questi funghi, il micelio collega tutti gli alberi fra di loro, gli alberi comunicano, si scambiano nutrimento, gli alberi più grandi passano zucchero agli alberi più piccoli che nascono all'interno del bosco, se no con la mancanza di luce non riuscirebbero a sopravvivere gli alberi giovani. Quindi le piante sono intelligenti, ragazzi, è un'altra forma di intelligenza, ma le piante ci salveranno. Sono l'unico modo, lo dice Stefano Mancuso. Perché si mangiano l'anidride carbonica. Quindi lui dice che bisognerebbe ricoprire tutto di piante, il più possibile. I palazzi nelle città, tutto verde, più piante possibile. Già in passato hanno salvato il mondo le piante, in altre ere. Senza le piante non ci sarebbe vita sulla Terra.
Ok? Quindi leggetevi i libri di Stefano Mancuso invece che stare a sentire quello che vi dicono al G20. Questo sono io, ragazzi. Guardate, stiamo arrivando giù a un rifugio. Ora ci accendiamo un po' di fuoco, un po' di stufa legna. L'organismo vivente più antico sulla Terra è un bosco. Un bosco di pioppo tremulo che si trova negli Stati Uniti. Si chiama Pandu, scritto Pando, andate a cercarvelo. Pando è un bosco di pioppo che, dovete sapere che il pioppo sotto, il bosco di pioppo è fatto in questo modo, sotto si crea una radice unica da cui poi nascono tutti gli alberi e spuntano fuori tutti gli alberi, ma sotto è un organismo unico. Pandu ha svariati milioni di anni, ora non vi dico la cifra precisa perché non me la ricordo. È un organismo unico, gigantesco, enorme. Ed è sempre lo stesso da milioni di anni, sotto. Ed è anche l'essere vivente più pesante sulla Terra. Andate su Wikipedia, ci sono tutti i calcoli di peso e di età. Pandu, ragazzi. Avete capito? Quante volte, ragazzi, sono arrivato qua con gli sci, d'escursionismo, da sci alpinismo, che dovevi spalare per aprire la porta. Questo rifugio un tempo era tutto di tronchi di faggio, fatevi conto, dei tronchi di faggio talmente duri che non riuscivi a piantarci un chiodo, cioè era tutto di tronchi, vedete, poi l'hanno rifatto di perline, non so perché l'abbiano rifatto il padrone, perché è di un signore, lo lascia aperto logicamente, massimo rispetto, poi ha deciso di rifarlo, era tutto di tronchi di legno, una baita, fate conto, se tu provavi a piantare un chiodo nel legno non c'entrava da quanto era duro il faggio. Guardate, vi porto dentro. C'è un profumo particolare dovuto alla stufa. Ora ci mettiamo qua, ci accendiamo un po' di fuoco, ci facciamo due chiacchiere e vi racconto qualcosa. Guardate, una volta venni qua e c'ero stato una settimana qui, c'è il ruscello sotto, sentite che bello, non potete sentire il profumo, ve lo descrivo io, guardate la stufa, quante gite ragazzi, quanta montagna che ho fatto nella mia vita. Io ho viaggiato poco, non sono uno che ha girato il mondo, però ho girato tanto i monti. E quindi secondo me è viaggio anche quello, cioè ti insegna tante cose anche quello, cose diverse, ma ti insegna tante cose. Io ho imparato tante cose sui monti, ragazzi. Ora accendo un po' di fuoco. Allora, quando andate in un rifugio e trovate della legna e la usate, poca e con cognizione del fatto che non va sprecata la legna, poi dovete rimetterla, cioè andarne a prendere altra fuori nel bosco e lasciarla. Perché quando qualcuno arriva, magari sotto la pioggia, ricordatevi che il rifugio serve prima che per le vostre scampagnate e bracciolate, serve come rifugio. Quindi se qualcuno arriva d'inverno con gli sci o sotto la pioggia perché si è perso, deve avere della legna per scaldarsi. È chiaro questo? Quindi prendere, lasciare sempre della legna. Consumare ma lasciare le risorse. Va bene ragazzi? Ricordo che una sera venimmo su, venimmo qua io e un caro amico,
con gli sci. Eravamo partiti, siamo partiti da giù, da giù a mezzanotte, con la neve e pioveva, vedete il cambiamento climatico. A febbraio pioveva in quota, sotto l'acqua, una nebbia pazzesca, neve marcia. Siamo arrivati qua che non si vedeva nemmeno, avete visto qui l'ultimo pezzo che vi ho fatto vedere? C'era una nebbia, ragazzi, che si tagliava col coltello, e siamo riusciti a trovare, a vedere il rifugio, perché fuori c'è il lumino, c'è la Madonnina fuori. Vedete quei lumini lì? Quelli lì nella nebbia si vedono. Guardate. Vedete? Guardate. Siamo arrivati dentro, abbiamo detto, benissimo, speriamo che qua, che ci sia legna dentro, sennò siamo fottuti, cioè... Oddio, fottute, avevamo i sacchi a peli, logicamente, però, insomma, riuscire ad avere un po' di legna, ti asciughi, no? Bagnati fradici fino alle mutande. E la legna c'era. La legna va lasciata, ragazzi, capito? Quindi ora io, prima di andare via, piglio un po' di legna, anche se è un po' umida, ma la prendo sugli alberi alta, che non è umidissima, e la lascio, e la lascio. Tanto c'è già quella secca, quindi... Al limite poi, una volta che la stufa è molto calda, anche se la legna è un po' umida, brucia lo stesso il faggio, capito? Quindi occhio, eh? Massimo rispetto, ragazzi, nei rifugi, eh? Fuoco fa compagnia, ragazzi. Sentite come canta, è vivo. Ho iniziato ad andare in montagna io, ragazzi, molto molto presto, praticamente da sempre, nel senso che a 6 mesi mio padre mi portò già nello zaino in spalla a 3800 metri in Val d'Aosta in un rifugio. 6 mesi avevo, perché sono di dicembre, quindi fine dicembre, fine giugno, primi luglio. E mi racconta sempre mio padre che la forestale, la guardia forestale, scrisse il mio nome, mi segnarono, insomma, sul libro della forestale, il bambino più piccolo che era mai stato lassù, 3800 metri sotto il Monte Bianco, credo, poi mi confermerà. Da sempre, tutti i weekend, siamo sempre andati a camminare su per i monti, tutte le domeniche con la famiglia, io, mio padre, mia madre e mio fratello. Quindi ho sempre camminato su per i monti. Quaranta anni, faccio 40 anni a dicembre, quindi 40, insomma, un po' la metà. Non lo so quanto durerà YouTube, ragazzi, non credo per sempre, perché non lo sa nessuno poi come funzioni, no? Perché c'è da poco, c'è una decina d'anni che la gente mette i video su YouTube. Come funziona? Cioè, io continuo a mettere i video su YouTube per altri 30 anni... E poi quando ho 70 anni vedo i video di 30 anni prima, di 35 anni prima. Come funziona secondo voi? Non lo so. Io non credo. A un certo punto smetterò, me ne tornerò, me ne vado, me ne torno qua. Verrò a vivere in posti così. Mi piacciono i cavalli, a me i cavalli da lavoro. I bardigiani, i muli mi piacciono. Andare a fare la legna su per i monti. Ci vogliono due soldini da parte. Non tanti, ma due soldini. Siete 40.000, se mi date... Se voi mi donate 10 euro a testa, io con quei soldi lì, con 400.000 euro, perché 40.000 per 10... fa 400,
Quindi qua, mi date 10 euro a testa che per voi non sono niente, mi offrite un panino. Io mi faccio 400.000 euro, 300.000 li dono, ma anche di sì, 300.000 li do via, 320, 330.000, 300.000. 100.000 me li tengo, poi una volta che vivo nella mia baita nel bosco, basta, tanto non è che spendi tanto. Con 100.000 euro una ventina d'anni ci vivo tranquillamente qua io. Capito ragazzi? Quindi attivatevi un po' per consentire al vostro caro chitarra disagio che qualcosa vi ha dato, nel senso che vi ho dato tante cose di musica, di portare via le palle, capito? Di portare via le palle e tornare nel suo mondo, no? Sto vaneggiando, mi sa ragazzi, sto vaneggiando. Però la solitudine ti fa pensare. La solitudine ti fa pensare. Alimentiamo un po' il fuoco. Poca legna, ragazzi, è necessario, eh? Ci vorrebbe un pezzettino un po' più grosso, ma ora lo vado a prendere fuori. Fa festa il fuoco. Io logicamente non mi faccio salsiccio, roba così, mi mangio un po' di formaggetta col mio pane. Ho due mandarini e una bella mela e mi rilasso. Domenica 31 ottobre. Guardate. Quindi cominciate un po' a pensarci, ragazzi, 10 euro. Poi li diamo via e un po' ci veniamo a vivere. Un'altra cosa importantissima per me, ragazzi, è stata lo sci alpinismo. La passione per lo sci alpinismo e lo sci escursionismo. Sono sempre andato in montagna, come vi dicevo, con la famiglia. Quando poi le estati, poi le ho sempre passate qui in paese. Andare in bicicletta. Sono stato tantissimo in bicicletta, tantissimo, da bambino. Quando poi ho incominciato, avevo la patente, ho preso la patente, ho incominciato a girarmi proprio tutti i monti da solo. E vedevo che all'epoca, così erano i primi anni 2000, ogni tanto d'inverno io andavo a piedi, sprofondando. D'inverno ogni tanto si vedevano delle tracce di qualche pioniere con gli sci. Non era come adesso che lo sci alpinismo è diventato uno sport di massa e di plastica anche. No, si vedeva, capitava sulla foresta del Penna di vedere qualche sciatore di fondo che usciva poi fuori pista nei boschi, no? Nella foresta si seguivano queste tracce di sci, questo sciatore solitario. E poi mio padre anche, già negli anni 80, alla fine degli anni 70, praticava lo sci alpinismo e lo sci escursionismo. Mi raccontava che faceva da Santo Stefano d'Aveto, attraversava tutta la foresta del Penna, andava fino al Monte Zatta con gli sci da fondo escursionismo. Lo sci nordico sarebbe. La differenza tra sci alpinismo e sci escursionismo è che lo sci escursionismo è uno sci nordico, cioè che nasce nel nord, quindi posti abbastanza ondulati e pianurosi. E quindi è più uno sci da fondo, è uno sci da fondo però in fuoripista, ok? Quindi non su piste battute, uno sci da fondo fuoripista. Lo sci alpinismo invece è più collegato alle Alpi, perché è più collegato alle grandi pendenze, che nel Grande Nord non ci sono, evidentemente. Entrambi possono avvalersi dell'uso di peli di foca, ma lo sci alpinismo è più discesistico. Ho fatto tanto sci alpinismo anche, specialmente sulle Alpi Marittime, ragazzi. Le Alpi Marittime, quindi dal Colle di Tenda fino al Colle della Maddalena, sono uno dei settori alpini più nevosi di tutti, innanzitutto. Ci nevica tantissimo e lì si può fare lo sci alpinismo
È uno degli spot dove si fa lo sci-alpinismo più bello al mondo, tra gli spot più belli al mondo per fare sci-alpinismo. Perché tra l'altro lì c'è anche il sole, cioè le sciate che fai in primavera, ad aprile, a maggio, a giugno, su in quota, sui nevai, sul Firn lo chiamano, si chiama Firn la neve primaverile. Boh, ragazzi, lì il sole che ti bastona, il caldo, e metri di neve. Quindi sci-alpinismo sulle marittime ne ho fatto tantissimo. Qua invece sci escursionismo. Vedete che queste sono foreste nordiche come ambiente. Quindi ne ho fatto tanto, tanto, tanto. E le faccio ancora, logicamente, eh? Lo faccio ancora. Nevica meno, la neve si trova meno, è più marcia, però si fa. È bellissimo, è bellissimo. La mia vita è anche quello, una delle grandi passioni. La montagna e quindi anche lo sci alpinismo, lo sci escursionismo. Capito, ragazzi? Niente così. Volevo raccontarvi. Guardate, c'è un essere vivente qui che vuole uscire. Vai, farfalla, l'hai menato tanto. Vai, dai, tanto sei fino a ottobre, dove cazzo vai in questo periodo? Vabbè, voleva uscire, ragazzi, l'ho fatto uscire. Guardate ragazzi, la stufa a legna. Ho mangiato, aspetto che si spenga la stufa, tanto mi prendo ancora un po' di caldo e poi piano piano me ne vado giù. E la domenica è andata. Per me la domenica andare sui monti è una cosa importante, non la do per scontata, gli do valore, io una giornata così gli do un grande valore. Infatti poi sto meglio, sto bene. Anche quando scendo, sto bene tutta la settimana. E la stufa a legna, vedete ragazzi, è simile a una chitarra. Vedete, questo è pazzo. No, la stufa a legna è simile a una chitarra ed è simile anche a un libro. Perché tutte e tre funzionano senza dover utilizzare corrente elettrica. Sembra una scemata, però pensateci un po'. Quali sono, io bambini quando insegnavo nelle scuole glielo dicevo, ragazzi, quali sono le cose che usate che non hanno bisogno di energia elettrica? Quindi la stufa a legna non ha bisogno di energia elettrica, la chitarra anche, la bicicletta, il libro. Sarò retro, sono retrogrado, no. Faccio la mia vita, ragazzi, faccio la mia vita, semplicemente. Seguo la mia strada, cioè i miei idei. Non faccio male a nessuno, ecco quello sicuro. Vi racconto questo aneddoto che mi viene in mente, che mi fa ridere. Quell'inverno che stavo su, qua in paese, avevo la stufa a legna e in teoria sarei dovuto andare a scuola, andavo giù in corriera, ci voleva 2 ore, bisogna cambiare 2 corriere, 2 ore di viaggio, andare e 2 ore a tornare. Quelle poche volte che ci andavo poi, perché poi, vabbè, poi un giorno vi racconterò la mia carriera scolastica. Io ho studiato tanto, ma ho fatto poca scuola. E mi ricordo che i miei compagni mi dicevano, ma sento puzza di carbonella, ma che cazzo fai? Per forza, c'ho la stufa a legna, vivo sui monti, c'ho la stufa a legna. E mi guardavano come un pazzo. Poi mi avevano fatto capo classe, come si chiama? Rappresentante di classe. Una volta ero andato a parlare alla riunione col preside e tutti i professori, sai, bello fiero. Non so cosa avevo detto, 2 o 3 rimostranze, sai, un po', sai, da rompipalle, cioè. Che sono ancora adesso un po' così, no? Ma qua però così su giù cose che non andavano bene. Mi ricordo che il preside del mitico Angelini era con la barba bianca, che poi divenne preside del Cassini. Dice: senti un po', ma grande, ragazzi, grande, quei personaggi da vecchia scuola. Quanto fa 7 per 8? Insomma, alla fine avevo smarronato, ero andato in acido, avevo smarronato un po' con le tabelline. 8 per 9. Bene. Domani mattina alle 8 te sei qua e mi dici tutte le tabelline. Il giorno dopo alle 8 ero lì.
Preside, devo dire le tabelline. No, no, vai, vai, non l'aveva neanche voluta sentire, perché aveva capito che l'avevo studiata. Cioè, non è che non sapessi le tabelline, però mi aveva proprio, m'aveva atterrato, no? Cioè, capito, le persone intelligenti, no? Vado lì, fai lì, fai lo spacchiuso, puzzi di carbonella, vieni giù dai monti. 8 per 9, grande, grande. Quelli sono momenti di crescita. Sono momenti di crescita perché capisci che sei un coglione, capito? È tutto lì, c'è poco da fare. L'acqua va chiusa. I montanari, ragazzi, avete visto? Con l'arrivo dell'inverno chiudono l'acqua. Perché sennò gela e spacca i tubi. Una volta quando stavo su che faceva freddo, come vi dicevo, quelle notti meno 18, l'acqua succede che può gelare anche dove vivi. Ti alzi la mattina, giri i rubinetti, non arriva acqua, perché sono gelati i tubi. E mi ricordo che quella mattina dovete andare nel giardino dietro dove c'era l'interruttore dell'acqua, il rubinetto, il pozzo, il pozzetto dove apri e chiudi l'acqua. Mi ricordo che pisciai sui tubi e niente, istantaneamente, perché poi ho sentito subito un po' di caldo, si vede non era gelata tantissimo, si è subito sciolta. Un anno, tanti anni fa, mi ricordo che venivo su con un amico, con un caro amico, Parsi, e con le fidanzate anche, e andavo a dormire lì nel rifugio. E era dicembre, era il mio compleanno, quindi 19 dicembre, 20 dicembre, e mi ricordo che la notte ci fu un temporale proprio, tuoni. Usciamo alle 8, nevicava, nevicava col temporale, coi tuoni, una cosa abbastanza strana. Insomma, a farla breve, la mattina dopo ci siamo svegliati, c'erano 50 centimetri di neve. E quando viene la neve, viene la nevicata, che cosa succede? Che nei boschi i rami, questi rami che vedete anche in alto, si abbassano, quindi tu praticamente non vedi più il sentiero perché è tutto coperto di rami in alcuni punti. Devi andare a naso, orientarti, conoscere bene il posto perché devi riuscire a levarti dalle palle, cioè non è che puoi stare lì e non riuscire a tornare indietro, eh? E neanche cagarti addosso, logicamente. Quindi conoscere molto bene il posto dove andate d'inverno. Dovete esserci stati anche d'estate, conoscerlo bene, sapervi orientare anche senza seguire il sentiero. O meglio, riuscire a seguire il sentiero anche se non si vede e anche senza i segnali, no? Ci sono i segnali escursionistici, ma quelli vengono coperti. Quindi sapersi levare dalle palle. Bisogna essere un po' lupi in questo senso, no? La lupa scura del Begua. Vi racconto la storia della lupa scura. Tutti i lupi che ci sono in Italia derivano da un nucleo di lupi sopravvissuto, perché nel Novecento, già alla fine dell'Ottocento e poi nel Novecento, il lupo era estinto sulle montagne italiane. Tranne che una piccola parte dell'Appennino abruzzese, quindi nell'Appennino centrale, centro-meridionale, ecco. Vedete per esempio qua tutti questi rami che voi ora vedete così alti, si abbassano, cioè non vedi più il sentiero, hai un muro di rami, no? Quindi devi sapere te dove andare. Dicevo, i lupi abruzzesi, che poi piano piano hanno ricolonizzato tutte le montagne, anche i lupi che ci sono sulle Alpi, anche nel versante francese, ma anche in Trentino. Sono tutti lupi derivanti dal lupo appenninico abruzzese.
È sul massiccio del Monte Beigua, qua alle spalle di Genova, ci sono svariati branchi di lupi e tra di essi vive una lupa, la lupa scura del Beigua. È un fenotipo particolare, una lupa nera praticamente, con gli occhi gialli. E gli studiosi del parco la conoscono molto bene. Quello è uno dei miei animali guida. Voi direte, questo è pazzo. È pazzo. No, ragazzi, pazzi siete voi. Bisogna vivere con le immagini. Vedete questi rami? Guardate. Vedete questi rami qui, molto lunghi. Questi si abbassa tutto giù. Qui diventa un muro di rami, vedete? Questi. Col peso della neve, questi si abbassano. Capito? Gli animali guida, ragazzi, è un'immagine. È lei che sa dove dovete andare. L'animale guida, la lupa scura, le immagini, il lato della fantasia. Quello è importante e andare in montagna me lo tiene vivo. Capito? La testa va nella fantasia e quindi poi stai bene. Guardate la radura. Guardate l'erba di montagna. Cresciuto a castagne d'erba Spagna, cantava Francesco Guccini, un altro montanaro, Guccini, ragazzi, ma tutti i cantautori emiliani, Vasco stesso, Zocca un paese, 700 metri, sono dei montanari. Boh, la giornata è finita. Vi saluto, anzi, vi salutiamo. Guardate che bel faggio.